Ciao ragazzi, sono Fani e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere, come avete visto dal titolo, degli accessori per il laser. Alcuni veramente indispensabili di cui non potete farne a meno, altri diciamo degli optional molto interessanti, ma comunque sempre tutti molto utili per il laser. Quindi partiamo subito a vederli. Il primo accessorio di cui voglio parlarvi è l'air assist. L'air assist, per chi non lo sapesse, è sostanzialmente un compressorino di aria che genera un flusso dove c'è il fascio del laser. Cosa serve? Serve a pulire la superficie dove il laser sta lavorando. Quindi nel punto esatto in cui il laser a diodo sta lavorando si creano delle polveri sottili che vanno in giro, della sporcizia che grazie all'air assist viene sparata via lontano dal fascio. Cosa si ottiene con questo? Semplicemente un taglio pulito di superficie, senza bruciature, senza macchie, e riusciamo praticamente a tagliarlo meglio. Quello che ho in mano adesso è quello che è in dotazione con lo Sculpfun S30 Pro, che avete visto in questo video qui, vi lascio il link, e viene venduto abbinato alla macchina, quindi è comandabile da software insieme alla macchina. Se non avete lo Sculpfun, o comunque avete un laser senza air assist integrato, potete acquistarlo a parte. Ad esempio, io qui ho questo della Atomstack, che è un accessorio che si acquista a parte. Come vedete, è piccolino, è semplicemente un compressorino. Funziona con tutti i laser, non è perché si chiama Atomstack, funziona solo con loro. È fornito semplicemente da un alimentatore, un regolatore di pressione, quindi di potenza di aria sparata, e il flusso dell'aria. Quindi qua ci va collegato un tubicino di gomma e insieme a lui vendono anche l'accessorio da modificare il laser. Con questo voi fate lo stesso lavoro che fa quello lì. Semplicemente questo è manuale, dovete stargli voi a regolarlo, accenderlo la prima volta, mentre quello si regola col laser. Adesso oggi andiamo a vedere questo. Ripeto, sono la stessa identica cosa, però questo qui ve lo faccio vedere perché andremo a vedere lo Sculpfun e vi faccio vedere come funziona e soprattutto la differenza che c'è usandolo e non usandolo. Allora, io adesso ho creato giusto un programmino così al volo per fare un test. Vedete a sinistra con l'air assist, a destra con senza l'air assist, perché se vedete qui in alto a destra io ho la possibilità di disattivare appunto l'air assist. Quindi in questo caso a sinistra lo lascio attivo, a destra lo disattivo. Questo grazie al mio modulo laser che ha il comando via software. Andremo a fare un'incisione con gli stessi identici valori. L'unica variabile è il air assist spento. Adesso un solo passaggio, anche qui un solo passaggio, vedete? E vediamo la differenza sostanziale. Adesso vi faccio vedere i risultati, ma li avete già visti e penso che si sia notato, non penso, io lo noto che c'è un fumo esagerato. Infatti un altro accessorio secondo me indispensabile è l'enclosure. Io ne ho preso uno già pronto, voi potete magari costruirvelo, farvelo su o comprarne uno così come questo. Questo qui è un modello veramente molto economico in tessuto. L'ho collegata a una ventola per mandare fuori i fumi, soprattutto se siete in un locale piccolo. È una cosa veramente indispensabile. Non pensate di usare un laser in casa, ok? Quindi l'enclosure è uno di quegli accessori indispensabili da avere. Infatti io adesso ai fini del test vi ho fatto vedere le inquadrature tenendolo aperto, ma vi assicuro che una volta chiuso il risultato è totalmente diverso. Venendo al discorso air assist, direi che si può tranquillamente vedere al primo colpo la differenza. Non credo che servano parole. Come potete vedere, proprio il taglio è veramente tutta un'altra cosa, c'è proprio un abisso tra l'usare l'air assist e non usarlo. Quindi air assist importantissimo, enclosure importantissimo. C'è un altro accessorio sempre importantissimo per se vogliamo soprattutto tagliare con il laser. Il laser cosa fa? Incide con un raggio laser e quando va dall'altra parte deve sfogare da qualche parte, perché se noi abbiamo questo pezzo da incidere appoggiato su un altro pezzo di legno, se trova resistenza, se trova un oggetto sotto, fa fatica e non taglierà più, quindi non riusciremo a oltrepassare col nostro fascio, o comunque faremo molta più fatica. Per ovviare a questo problema si utilizzano delle griglie a nido d'ape. Qui ne ho una abbastanza figa, devo dire, della MacPaw. Come vedete ha appunto una struttura a nido d'ape in metallo. E cosa fa questo?
permette appunto al fascio laser di oltrepassare il pezzo da lavorare, ma sfogare, quindi non incontrare resistenza sul retro e quindi tagliare meglio, sostanzialmente aiuta a tagliare meglio. La cosa ideale ancora di più sarebbe avere un'aspirazione dietro a questa griglia, sarebbe proprio il non plus ultra per avere ancora proprio più potenza di taglio. Questa versione qui ha anche dei bottoncini che aiutano a tenere fermo il pezzo. Adesso li vediamo bene. Insieme alla griglia vi mandano anche un pannello in alluminio che potete installare al di sotto della griglia per non rovinare il piano di lavoro. Allora, ho messo giù la griglia, come vedete sono 400 mm per 400 mm, quindi copre quasi la totalità del laser, perché questo laser è dato per 400 per 410. Adesso quello che voglio fare è non usare questo, ma usare un pannellino come questo di compensato, che non so se si nota, ma è abbastanza storto, che è il classico problema che abbiamo tutti quando andiamo a incidere questo materiale qua. Quindi andiamo a provare questi. Vedete che sono sostanzialmente dei bottoni che dovrebbero incastrarsi nel dito d'ape e tenere giù il pezzo. Vediamo se funzionano. Ok, ho fissato i pezzi. Devo dire che è spettacolo, perché il pannello che era tutto imbarcato adesso è perfettamente in piano, quindi posso andare a registrarmi il mio zero del laser. Allora, ho chiuso perché se no non mi voglio affumicare, ma andremo a fare lo stesso test di prima. Quindi andremo a fare un primo taglio così con la griglia installata, e poi faremo un taglio senza la griglia o comunque con sotto un pezzo di compensato di più, simulando che c'è il legno a contatto per valutare le differenze. Io adesso imposto il laser come prima con gli stessi valori e facciamo un test. Vabbè, l'ha tagliato lo stesso, il bello della diretta. A parte che era anche sottile, perché vi assicuro che sono 15 mm senza una griglia sotto, non la tagliate. Ma c'è una piccola differenza, a parte che bruciate di brutto il fondo. Ma vabbè, uno dice metto sotto l'alluminio, però non so. Ma è questa, vedete? Questo è fatto col legno appoggiato e questo è fatto con la griglia. Potete capire benissimo che fare un lavoro del genere poi comporta tantissima post lavorazione. Se dovete fare un progettino da vendere così è uno schifo, perché è veramente inguardabile, mentre così il taglio è veramente proprio molto 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 più pulito. Lo faccio vedere un po' più da vicino, vedete proprio la differenza di taglio, di pulizia, senza una griglia e con la griglia sotto. Cioè qui proprio sia da una parte che dall'altra è uno spettacolo, qui invece è proprio bruciato. Ah, ragazzi, siamo pronti per l'ultimo accessorio che voglio farvi vedere. Abbiamo visto l'enclosure, abbiamo visto la base, l'air assist, così. Adesso andiamo a fare quello che più che un accessorio è un upgrade al nostro laser. Diciamo che uno può avere delle esigenze magari un po' particolari di fare pezzi grossi e si ritrova lì un laser 40x40 e ha bisogno di fare qualcosa, di espandere il laser, di ingrandirlo. Abbiamo il kit espansione. Il kit espansione permette di ampliare la superficie utile del laser da 400 mm a oltre 900 mm. 900 mm, cioè vuol dire, guardate quanto è grosso, cosa assurda. Cosa vi mandano nel kit? Vi mandano le due barre dell'asse Y, ovviamente, le cinghie di fissaggio nuove, perché ovviamente quelle adesso diventano corte, quelle vecchie. Qui addirittura ce n'è 4, quindi due nuove, due di scorta, e in più abbiamo anche il cablaggio nuovo, perché giustamente il cablaggio originale non arriva alla misura desiderata. Quindi qui abbiamo il cablaggino da sostituire a quello assemblato già da noi. L'unica incognita è il tubo dell'air assist, che adesso andremo a vedere se va sostituito anche questo, perché quello non c'è dentro l'air assist, mi sembra di non averlo visto. Dicevo, montaggio abbastanza semplice, perché mi arrivano le istruzioni che dicono: disassemblate la macchina, togliete i due assi vecchi, montate gli assi nuovi, montate il cablaggio e coso è pronto. Quindi è inutile che sto qua a farvi vedere come si monta. Tutto
toglieremo le viti, lo smonteremo con molta delicatezza, tolgo il cablaggio e monto quello nuovo. Che ci vuole? 4 viti. Ho fatto un test del perimetro e la lunghezza effettiva, adesso non so se si riesce a vedere dalle telecamere, la lunghezza effettiva di un lavoro utile è 900 mm con una larghezza di 380 mm, quindi la superficie reale che riusciamo a utilizzare con l'estensione è 900 mm. Loro la danno per 935, ma è reale 900. Quindi abbiamo più che raddoppiato la capacità del laser classico, diciamo che era di 400 mm. Quindi adesso per darvi un'idea della grandezza di quello che potete fare con un'estensione del genere, andrò a fare un piccolo schizzo, farò solo una linea perché se faccio il riempimento ci mette tipo 15 ore, e vi faccio vedere cosa si può fare con un laser così grosso. Ok ragazzi, quest'ultimo accessorio che vi ho fatto vedere purtroppo non è compatibile con l'enclosure, quindi dovete mettere in conto questa cosa che il lato negativo di avere un'estensione del laser è che non si può mettere l'enclosure e che occupa ovviamente molto spazio, quindi dovete prevedere un po' di spazio. Io infatti ho dovuto mettere un tavolo enorme apposta per il laser, però per il resto potete pensare al fatto di dover produrre in serie dei progetti o degli oggetti o fare comunque farli molto più grossi, è sicuramente un vantaggio enorme. Ci sarebbe un altro accessorio da farvi vedere, ma vorrei farvelo vedere in un video specifico, che è la telecamera che si usa per il laser. Se vi interessa l'argomento, mi scrivete qui sotto un commento e vedrò di far uscire un video prossimamente su questo. Per adesso è tutto. Io tutti quegli accessori che vi ho elencato durante questo video li trovate qui sotto in descrizione. Per ognuno di essi, o comunque per la maggior parte di tutti, ma penso per tutti, ci sarà un coupon sconto dedicato, quindi vi posso fare risparmiare qualcosina. Quindi qui sotto trovate tutte le info utili, i link con il relativo coupon sconto per acquistare se volete il prodotto e risparmiare qualcosina. Quindi vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale, seguirmi sulle varie piattaforme social come Instagram, Facebook. Ho anche un canale Telegram attivo dove pubblico questi coupon sconto che vi metto qua sotto con altre offerte saltuariamente. Non è un canale che seguo tantissimo purtroppo perché non ho tempo, però se ho delle offerte veramente interessanti o coupon sconto importanti come questi prodotti qua, come per il laser che è stato che tanti hanno acquistato il laser, le trovate anche su Telegram. Non ho nient'altro da dirvi, se non ci vediamo al prossimo video.